qui a prima diretta dell'anno come Lega Milano. Sono Stefano Bognini, saluto Silvia Sardone che ringrazio. Ciao Silvia. Ciao! Metto gli occhiali, in realtà la vecchiaia purtroppo fa sì che per leggere i messaggi, così vediamo chi ci scrive da casa, debba togliere gli occhiali, invece guardare il video devo tenere anche, devo dire, gli occhiali, devo togliere, no, devo tenere gli occhiali, quindi faccio un po' di casino, però andiamo veloci. Ringrazio Silvia, vi invito a scriverci sotto la pagina tutti i commenti, le osservazioni che volete, proviamo a stare mezz'oretta in compagnia qui a Milano, poi lo replicheremo tutte le settimane, il mercoledì alle 9, 9 e mezza. Stasera c'è anche la partita, quindi magari andremo anche un po' più veloci. Con Inter Juve abbiamo fatto la diretta. Però l'hai scelto tu, Silvietta, quindi insomma, io tacevo perché l'Atalanta era alle 5 e mezza, però questa volta non mi prendo alcune responsabilità e fin da subito mi lancio e dico, insomma, Silvia, la Lega a gran voce e poi anche gli altri hanno chiesto le dimissioni dell'assessore Granelli, hanno censurato il sindaco Sala per i fatti di Piazza Duomo a Milano. E quindi chiedo a te, nel modo più libero, di raccontare, di riflettere, di commentare. Insomma, il titolo è Milano Capodanno 2022. Beh, A parola a te. considera che Granelli è venuto in aula in Consiglio Comunale, Granelli, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, è venuto in Consiglio Comunale, io pensavo, per assegnare le dimissioni, perché tu che fai l'assessore di Regione Lombardia, se avessi combinato quello che ha combinato Granelli, come minimo, no? Ti presenti, ci scusate, non è il mio mestiere, grazie, faccio un passo indietro. Invece no. E che cosa ha fatto l'assessore del Comune di Milano la notte di Capodanno? La notte di Capodanno era in Brava. centrale operativa. Dice, caspita, allora è uno che c'è, è uno che è del mestiere, guardava i monitor, si è fatto la foto verso l'una, le due di notte, davanti ai monitor della centrale operativa, dicendo, in una piazza che doveva essere deserta, ricordiamolo, per le ragioni Covid, con scritto tanta gente, qualche botto, tutto sereno. Tutto a Capodanno, posto. tutto a posto. No, adesso oggettivamente, no? Sono arrivate oggi a, stanno aumentando comunque da 9, oggi stavano ancora aumentando le denunce delle vittime di molestie sessuali in Piazza del Duomo. Volevamo una Milano conosciuta a livello internazionale e ci siamo riusciti, purtroppo non nel modo che avremmo voluto. Però, oggettivamente, tu fai un post del genere. Ma io mi chiedo, ma l'assessore alla sicurezza, Stefano, secondo te nei monitor cosa stava guardando? I Sims? I Guarda, se posso dirlo, a me è cartoni animati sembrata. guardava? Sì, intanto arrivano i commenti. Io sto guardando sotto proprio perché voglio leggere i commenti, eccetera. E sono veramente tanti. Max Perinetti, ciao Silvia, grazie per il tuo impegno. Un sacco di like, grazie a tutti. Bellissimo intervento, grazie Silvia. Brava Silvia, condivido le tue parole. Se qualcuno vuole fare Direi che ho delle condiviso la sue diretta. un cuoricino verde. Poi brava, like, se qualcuno, ciao mia mentore grandissima, questa è Vanessa Ragazzani, giochiamo in casa, bella Silvia, avanti così. Allora, prima di fare diciamo una riflessione seria, se qualcuno volesse spendere anche mezza parola per me, non tanto, però Stefano ci sei anche tu, un commento Stefano ci sei anche tu, grazie Guarda, Stefano, sei in Vanessa è diretta. arrivata in primo Bene, bene, corso bene, e bene, bene, bene. c'è No, secondo me. è chiaro che mi sembra, del modo più assoluto, che l'assessore Granelli, che era in sala operativa, come qualche volta capita alla politica, non avesse nessuna consapevolezza di quello che stava avvenendo. Lui è stato in sala operativa probabilmente solo per fare la foto o poco di Si è più, fatto il perché poi selfie, ha fatto il selfie così dicendo che era il tutto a social. posto, quando in realtà la situazione a Milano era completamente fuori controllo in Piazza Duomo e non solo in Piazza Duomo. Mi permetto di dire Silvia, perché è un tema su cui sono intervenuto. La polizia addirittura ha fatto anche azioni di prefiltraggio per evitare che altra gente entrasse in Piazza Duomo. Da questo punto di vista il Comune non è intervenuto, c'era anche un problema di Covid, voglio dire, di sicurezza sanitaria minore rispetto a quello che è successo, però mi chiedo come un assessore alla sicurezza
al di là che non avesse visto che c'erano episodi di violenza sessuale gravissimi. Poi su questo, Silvia, voglio tornare a parlare con te. Dal punto di vista dell'emergenza sanitaria, se migliaia di persone si divertono in Piazza Duomo... E doveva essere una piazza vuota? Appunto, qualche riflessione... Come non ti fai la foto dicendo tanta gente, no? Cioè proprio, a me sembra uno che hanno messo là, ma che doveva fare altro nella vita. Ma il sindaco Sala, tu dici, vabbè, il sindaco Sala, appena saputa la notizia, interverrà. No, sia il sindaco Sala che il ministro Lamorgese ci hanno messo 7 giorni. Per dire le prime parole sui fatti. 7 giorni. Cioè, oggi il sindaco Sala ha chiesto scusa alle vittime. Dopo, diciamo, invece, all'alba del 12 gennaio, quindi 7 giorni per dire una parola su quanto è successo, 12 giorni per chiedere scusa. A me sembra veramente che probabilmente, sai cos'è, Stefano, che il sindaco prima sarà stato a St. Moritz, Cortina o da qualche parte poi è tornato, ha fatto le ultime cene radical chic di Natale e adesso ha iniziato forse a tornare in ufficio e a rendersi conto della cosa, anche perché nel primo consiglio comunale fatto dopo i fatti, e quindi quello che abbiamo avuto questa settimana lunedì, il sindaco Sala non si è presentato e non siamo neanche in consiglio comunale davvero in aula, siamo collegati, quindi vuol dire che il consiglio comunale è durato un sacco di ore, è iniziato alle 4, è finito alle 8:30 di sera, in 4 ore non ha avuto neanche un secondo per connettersi in un consiglio comunale dove era chiaro che quello fosse l'argomento più toccato in assoluto. Ho visto nei commenti che qualcuno tra l'altro citava il PD che insomma ha tirato fuori gli attacchi eccetera eccetera subiti. Anche sì, siamo arrivati all'assurdo perché a un certo punto il PD in realtà la vicenda l'avrebbe spiegata, però si è indignata per dei commenti sotto la pagina di Morelli chiedendo la dimissione del viceministro. Ma non si era fino a quel momento indignato, preoccupato o ha portato, rispetto per le ragazze, una decina, forse anche di più, che in Piazza Duomo sono state colpite da episodi addirittura di violenza sessuale. Io faccio una riflessione, Silvia, tutti stranieri, gli aggressori e tutte donne le vittime. Chiedo a te un commento, poi arriveremo anche, vedo adesso... Infatti, spero che non sia uno strip chest, insomma, ma com'è possibile che a Milano per diversi giorni la sinistra non si sia indignata rispetto al fatto che 9 ragazze, almeno 9 ragazze, probabilmente anche di più, siano state oggetto di violenza sessuale da parte di gruppi di stranieri? Ma guarda, a me la cosa che ha dato veramente fastidio è che le femministe di sinistra, quelle che insomma ogni volta sono lì a smaronarci contro, se diciamo assessore invece che assessora, consigliere invece che consigliera e quant'altro, ok, non abbiano speso una parola nei confronti degli aggressori immigrati, perché è assolutamente chiaro, ma è chiarissima questa cosa, che di questo gruppo di persone non c'era neanche un italiano, se non diciamo di seconda generazione, cioè quindi qualcuno che è comunque figlio di immigrati. Sono tutte persone di fede islamica ed è chiarissimo, se non solo la sinistra fa finta di non vederlo, il collegamento tra queste persone che hanno una certa cultura e l'idea di una donna che loro vogliono vedere sottomessa. Loro hanno un'idea di donna che può essere sottomessa, deve essere sottomessa e quindi nella loro cultura può anche evidentemente subire certi tipi di atteggiamenti. Non è un caso che addirittura questa pratica, perché stiamo parlando di una pratica che tra l'altro Matteo Salvini ha citato diverse volte, una pratica in cui in occasioni di feste dove ci sono grandi aggregazioni di persone, si prendono delle donne e in branco, perché tra l'altro la meschinità di questi, non li chiamo neanche uomini, di questi esseri indegni, e anche di essere in branco nei confronti di donne che quindi insomma sole difficilmente possono difendersi, e palpeggiano, arrivano fino allo stupro.
non abbiamo bisogno di questo tipo di immigrati. Non è la gente che noi vogliamo, non la vogliamo nei nostri territori, soprattutto noi non vogliamo questo tipo di cultura nei confronti delle donne. E la sinistra è perennemente zitta nei confronti di un atteggiamento che l'Islam ha nei confronti delle donne. Perché magari non tutti gli islamici vorranno le donne sottomesse, ma è chiaro che queste persone fossero di fede islamica e avessero un'idea di donna come un oggetto che tu puoi prendere, toccare, palpeggiare senza nessun tipo di consenso da parte di quella femmina. È una roba purtroppo, che trovo inaccettabile. Purtroppo è davvero così e devo dire che intanto vedo un commento di Gabriella: brava Silvia, io da mamma sono indignata. E poi saluto Andreana De Franceschi, Granelli dimettiti. Abbiamo lanciato, Silvia, da oggi, da domani, diciamo così, un'iniziativa social invitando tutti i nostri amministratori, poi da domani lo faremo in modo formalizzato, a pubblicare sui social una foto col cartello Granelli dimettiti, anche perché è vergognoso che per alcuni giorni i quotidiani non abbiano parlato di quello che è successo in Piazza Duomo. Alcuni poi hanno iniziato a parlarne addirittura quando la Silvia Roggiani, che è stato oggetto di minacce verbali, scritte molto gravi, e nessuno lo vuole assolutamente sminuire, a lei va la solidarietà. Poi nel momento in cui Roggiani ha chiesto le dimissioni di Morelli, ci siamo accorti di quello che è successo in Piazza Duomo, e quindi utilizzeremo questo mezzo. Guarda, posso dirti anche questa roba? Allora, io non l'ho ancora tirata fuori come cosa, tanto te ne volevo parlare. Giusto un paio di cose. La prima è la questione Morelli, insomma, praticamente Morelli ha fatto un post contro il segretario del PD, che è una donna, che, ma non in quanto donna, l'ha fatto dicendo che il segretario del PD non aveva trovato il tempo, evidentemente, di esprimere le giuste parole nei confronti delle vittime, ma invece l'avesse trovato per parlare di una cultura patriarcale che nulla aveva a che fare con invece le origini, guarda caso, tutte nordafricane di questi ragazzi, ok? Bene. Sotto il post di Granelli, alcuni idioti che vanno condannati, gente che, insomma, mi auguro che poi venga recuperata dalla polizia postale, hanno scritto frasi incredibili e insomma, per i quali vale la nostra solidarietà nei confronti del segretario del PD milanese. Certo. Quindi loro che hanno fatto se la sono presa con Morelli, che ha fatto il post, che non c'entra nulla. Io ti faccio sommessamente notare che la sottoscritta, come tu ben sai, ripetutamente, costantemente, oramai... Ci saremmo arrivati tra poco. Riceve minacce di morte. Perché? Perché insieme a te sono andata ripetutamente fuori da dove la sinistra milanese vuole fare una moschea in via Novara, e la vuole fare in un posto dove attualmente, in piena pandemia, c'è un centro vaccinale e un centro tamponi, ok? Cioè proprio le priorità della sinistra. Allora, ho ricevuto minacce di morte, ma l'avevo già ricevute tempo fa, e io la stessa solidarietà da parte della sinistra non l'ho trovata. Ma quando il sindaco Sala, questa cosa ancora non l'ho detta, ha fatto l'unica volta recentemente, dopo che Salvini ha detto manco una parola nei confronti a Sardone da parte del sindaco Sala, il sindaco Sala a quel punto chiamato ha espresso solidarietà nei miei confronti. Sotto la solidarietà del sindaco Sala c'erano altrettante minacce nei miei confronti, insulti e quant'altro. Allora, scusami un secondo. La stessa cosa che loro dicono nei confronti di Morelli, noi dovremmo attuare nei confronti di Sala. Certo. Perché vale la stessa identica cosa. È chiaro che quando tu fai un post, soprattutto se hai tanti follower, non è che riesci a o metti una persona solo a fare quello, oppure evidentemente non è così facile poi guardare i commenti sotto i post che fai, no? Però volevo dire un'altra cosa. La Scavuzzo era assessore alla sicurezza. La oggi vice sindaco, la loggia mercante dove questa gentaglia si va a trovare ogni weekend, noi l'abbiamo denunciata da anni. Oggi scoprono che lì, che ha un urinatorio dove persino Lampi dice che non, perché ci sono lì le insomma delle lapidi in qualche modo a memoria dei partigiani, ok? Persino Lampi dice: guardate che qua è una cosa indecente. Ecco, nessuno ha fatto mai nulla. Ora
che ci sono decine di ragazze che hanno subito molestie sessuali, scoprono che lì effettivamente c'è una questione di sicurezza, ma mica solo lì. Vada in stazione centrale, vada in centro passata la mezzanotte. Non è che ci vuole un genio a capire che a Milano la sicurezza non è una priorità, insomma, no? Ultima cosa, Stefano. Io, tra l'altro, ti volevo proporre, poi secondo me potremmo farlo, poi vediamo, insomma. No. Che secondo me, dopo tutta questa cosa, noi dovremmo lanciare un flash mob in Piazza del Duomo, dove ci sono stati quei... inginocchiandoci e chiedendo a quelli di sinistra di venire lì ad inginocchiarsi, perché come li ho visti inginocchiarsi in altre occasioni, vorrei che si inginocchiassero di fronte a quelle vittime. Una piazza aperta, non una piazza leghista o di qualsiasi, certo, una piazza fatta di uomini e donne che non riconoscono quel tipo di cultura, che non riconoscono quel tipo di sottomissione della donna e che vedono invece in un inginocchiarsi un gesto davvero di solidarietà nei confronti non solo di quelle ragazze, ma anche delle tante saman e tutte le donne oppresse che l'Islam vuole portare avanti in un certo modo come immagine della donna e che noi non accettiamo. Quindi inginocchiamoci per le troppe saman che ci sono ancora in Italia. Gente che arriva a perdere la vita perché magari non vuole mettersi il velo. Perché il velo è il simbolo di sottomissioni, non di libertà. Allora, secondo me, insomma, potremmo pensare di fare magari ragioniamoci, magari non è questo il metodo, però sicuramente fare qualcosa che sia un simbolo aperto a tutti, anche a quelli di sinistra. Io le voglio vedere le femministe di sinistra se vengono e se si inginocchiano. Assolutamente, penso che vada organizzato a breve. Adesso lunedì c'è questa idea davanti a Palazzo Marino che abbiamo condiviso poco fa di chiedere solidarietà per le donne afghane, che è un altro tema che Palazzo Marino inspiegabilmente, diciamo così, non presidia come altri. Intanto continuano ad arrivare commenti di ogni genere, questo mi fa assolutamente piacere, però sicuramente il dramma che vivono molte donne in Afghanistan sotto il silenzio della sinistra, a differenza di altri fatti, forse per la cultura musulmana, forse per le latitudini in cui avviene, lo vogliamo denunciare, però forse anche l'idea di un flash mob, di questo gesto così significativo che hai lanciato adesso, insomma si potrebbe realizzare. Non lo annuncio, cioè, o meglio, non lo organizziamo questa sera, però nei prossimi giorni prepariamoci, perché davvero il fatto che Silvia abbia ricevuto una serie di minacce e che, lo dico con serietà, Silvia Roggiani non abbia espresso solidarietà. Silvia è né più né meno una donna come tante altre. Se una donna viene minacciata, la solidarietà va fatta sempre, non in base al colore dei capelli o all'idea politica. Secondo me è una cosa che non possiamo continuare a tacere, e devo dire che non l'hanno fatto sotto il posto del sindaco Sala, ecco, quantomeno, certo. Cioè, l'hanno fatto quando Salvini ha detto scusate, ma vi farei notare che, come dire, c'è una che minacciano quotidianamente di stupro e cose, so, vi faccio notare, ecco, devo dire che l'ultima volta sono stato minacciato anch'io, e per la prima volta, guardate, non è bello, Silvia. Noi rubiamo ancora qualche minuto, poi andiamo alla partita, visto che eravamo 1-1, poi recupereremo con Silvia tutti interessi, e la straringrazio per aver dato disponibilità questa sera. Però guardate, a me è capitato per la prima volta che la polizia mi chiamasse per dire venga a far denuncia. A Silvia probabilmente è capitato anche altre volte. Io l'ho già fatta denuncia, mi piacerebbe, certo, che poi qualcuno venisse chiamato di tutti quelli che denuncio. Io l'ho fatto con serenità, devo dire, però per una donna, ma anche per me, non è proprio bellissimo che la polizia ti dica venga, perché qualche rischio anche per lei c'è. E da questo punto di vista la sinistra e una parte delle donne di sinistra non si sente di esprimere solidarietà. Ma Silvia, l'assessora che ha in senso, diciamo, nel segno delle pari opportunità, una collaboratrice che si fa vanto di avere il velo, che è uno dei gesti di sottomissione forse più violenti legati alla cultura islamica. Potrei fare una domanda chiedendo la risposta da casa, ma risponderà sicuramente prima Silvia.
l'assessora che ha cambiato, anzi l'assessore che ha cambiato la targa in assessora, ti ha espresso solidarietà? Ti ha espresso solidarietà quando sei stata minacciata di morte? Guarda, non ci ho fatto caso, mettiamola così, non me ne sono accorta. Detto questo, io oggi ho pubblicato un post proprio questo qua, non so se lo vedete, però non si vede qua. L'Europa non può tollerare, certo, il velo islamico per le bambine, perché adesso c'è anche questo tema, insomma, no? Cioè, certo, in qualche paese si inizia a pensare di imporre il velo anche per le bambine. Da donna ti dico che il velo non è libertà, il velo è simbolo di sottomissione. Cioè, io l'idea per la quale io mi devo coprire perché può dare fastidio all'uomo che accanto, a parte che l'uomo che accanto a quel punto se ne può andare a quel paese, ma è contrario a una cosa che noi abbiamo conquistato e che dobbiamo tenerci stretto e che qualcuno vorrebbe farci mettere da parte, che è la libertà. Abbiamo perso Stefano, secondo me, nel frattempo, se è andato al diretto. Però, insomma, la libertà deve essere quella cosa per la quale noi tutti insieme continuiamo a lottare e dobbiamo tenere duro nei confronti di una cultura che vuole sottomettere non solo la donna, ma vuole sottomettere la nostra idea di Occidente, la nostra idea di libertà, la nostra idea di essere persone che pensano con la loro testa e che fanno delle scelte libere. Io non posso accettare di vivere in un comune dove avvengono a Capodanno le violenze che abbiamo visto. Ci siamo persi, parlavo di libertà. Comunque, ma ci sono, ho sentito. Cioè, io non posso accettarlo, quella non è la mia Milano. Sono molto dispiaciuta che il sindaco Sala abbia vinto le elezioni addirittura al primo turno. Noi abbiamo fatto una grande autocritica, devo dire, magari non tutti i partiti l'hanno fatta, noi l'abbiamo fatta, ma dopodiché cioè, non è che perché ha vinto al primo turno le elezioni può pensare che possa avvenire una cosa così grave in Piazza del Duomo e lui è talmente così in alto su un altro mondo che si può esprimere dopo 12 giorni chiedendo scusa alle vittime, così come se fosse scusami ti ho calpestato il piede. Cioè abbiamo superato una linea che era inimmaginabile per la nostra città. Ora è il momento di rimettere i paletti. I paletti sono la dignità, il rispetto e soprattutto noi dobbiamo fare una battaglia per tutelare i nostri valori, le nostre tradizioni, perché quello è l'unico modo per difenderci da una cultura che ci vuole sottomessi. Sì, ti faccio una domanda un po' più profonda, perché mi sento di farla. È evidente che rispetto ai fatti di Piazza Duomo, prendo anche spunto da un messaggio che arriva da casa rispetto alle pene che scontrano questi ragazzi, è indubbio che una linea ferma di giustizia, di polizia, risolve in parte il problema. Noi abbiamo chiesto il DASPO, la Lega ha chiesto l'espulsione per i ragazzi stranieri e questo mi sembra assolutamente sacrosanto. C'è però anche un tema più sociale di integrazione, di cultura, quindi sicuramente la polizia, sicuramente la sicurezza, sicuramente i provvedimenti, ma dal punto di vista sociale, dal punto di vista diciamo così culturale, quale può essere la risposta o la linea da seguire perché certi episodi non si ripetano più? Sicuramente la certezza delle pene e delle condanne. Oggi tra l'altro mi ha fatto non ridere, ma mi fa pensare il fatto che i genitori di uno dei ragazzi che è stato portato in carcere abbia detto che sia soltanto un equivoco e che il figlio non c'entra nulla. Poi magari sarà vero e hanno sbagliato a prenderlo, però in realtà io temo che sia un tentativo di copertura. Ecco. Però di fronte a questi episodi che non sono, diciamo, purtroppo isolati a Milano, tu hai ricordato la loggia dei mercanti, ricordiamo il sindaco Sala che dopo l'episodio gravissimo ad aprile di 200 persone, i rapper a San Siro, che hanno sfidato in periodo di pandemia la polizia con una provocazione come messa in scena, non li ha condannati ma li ha chiamati a Palazzo Marino per capire il loro disagio.
meno male che il questore ha fatto qualche DASPO. Ecco, qual è secondo te la via che va seguita perché ci sia una, diciamo così, diciamo così, di integrazione per queste persone? È quella, è esattamente questa la parola, è l'integrazione. Cioè la sinistra ci parla e ci racconta di periferie idilliache dove l'integrazione esiste. C'è un ragazzo di seconda generazione che ha avuto bisogno dell'interprete durante l'interrogatorio, ok? Cioè un ragazzo di seconda generazione ha avuto bisogno dell'interprete durante l'interrogatorio con la polizia. Di che integrazione stiamo parlando? Vuol dire che tutto quello che ci continua a raccontare la sinistra dell'idillio delle nostre periferie, dell'integrazione che c'è nelle nostre periferie, sono frottole. La cosa peggiore è che la sinistra non vuole vedere il problema, perché quando omette di dire che queste persone sono tutte di origine nordafricane, ok? Lo omette scientemente e lo omette perché non vuole dire che c'è gente che non vuole integrarsi. C'è gente che non vuole, se tu sei di seconda generazione e non parli una parola di italiano, ok? Tu non vuoi integrarti. Sto parlando del ragazzo che oggi è stato arrestato a Milano. Lì certo, è una scelta. Allora, bisogna intervenire in questa realtà, ma noi lo diciamo da tempo, è che se la sinistra si chiude nella cerchia dei bastioni, che vuol dire il centro di Milano, ma questa cosa qua vale per tutte purtroppo le città italiane, se la sinistra diventa qua dei salotti, dei radical chic, è chiaro che le periferie vengono abbandonate, si creano i quartieri ghetto, e nei quartieri ghetto la gente non impara neanche, arrivata alla seconda generazione in Italia, a parlare italiano. Di che cosa stiamo parlando? Puoi mettere le pene che vuoi, ma qua non c'è proprio assolutamente integrazione, perché non vogliono integrarsi. Assolutamente sì, tra i tanti messaggi che arrivano, devo dire, ce n'è uno che mi fa sorridere per non piangere, che è di Elisabetta. Strano che Sara non abbia voluto dare ai rapper l'Ambrogino d'oro. Non vorrei che questo fosse, diciamo, un suggerimento al sindaco, che già in passato insomma ha dimostrato una certa sensibilità. Che si facciano un giro a Sanremo, a San Siro, buonanotte, e ascoltino gli abitanti. Le mie amiche mi raccontano episodi allucinanti, vogliono scappare da lì. Sì, sì, ma guarda che ci sono quartieri in Belgio, in Francia, che oramai sono totalmente persi, dove la polizia non può neanche più entrare. Quartieri come quello di San Siro, che sta citando adesso, insomma, e la ringrazio, insomma, la ragazza che ci sta seguendo su Facebook, sono esattamente quel modello di quartiere che è già esistente in altre nazioni, dove l'integrazione non esiste, ma la sicurezza, gli agenti non possono neanche più entrare all'interno di quei quartieri. È davvero quello che vogliamo per le nostre città? Io non credo. Silvia, allora abbiamo detto che avremmo fatto mezz'oretta, sforiamo di qualche minuto così poi c'è il secondo tempo, però c'è un commento che è arrivato in realtà sulla mia pagina che voglio condividere con te. È molto molto duro, però secondo me è attuale, perché insomma, pare i coglioni pieni, insomma, diciamo, lo filtriamo un attimo, però legato al tema degli sbarchi, che in Italia purtroppo in questi mesi sono fortemente ripresi, addirittura in crescita nonostante la pandemia, e che poi in un qualche modo determinano anche fenomeni come quelli di questa sera. Beh, è vero, cioè noi abbiamo un'immigrazione irregolare, incontrollata, che con la Lamorgese ha raggiunto risultati che ci eravamo fortunatamente dimenticati quando Matteo Salvini era ministro, e che comunque portano nelle nostre città gente di cui francamente non abbiamo bisogno. Con tutte le conseguenze in termini di sicurezza e quant'altro. Stiamo passando un periodo di pandemia, al di là del rischio sanitario, che evidentemente è valido per i ristoratori e per il numero di persone che possono accedere ai ristoranti, ma non è valido per i barconi che continuano ad arrivare in maniera incontrollata nel nostro paese. Cioè, se il rischio sanitario c'è per tutti, però evidentemente per l'immigrazione incontrollata questo rischio non c'è. Ma c'è anche un tema economico, noi non possiamo più permetterci di mantenere tutte queste persone, non possiamo essere l'unico approdo per l'intera Europa e poi l'unico centro di accoglienza, perché quello siamo.
Io mi ricordo quando si parlava dell'accordo di Malta, l'accordo di Malta è naufragato e con quell'accordo sono naufragate tutte le belle speranze di quelli di sinistra che pensavano che la gente veramente nei diversi paesi volesse accogliere le persone, cioè stiamo tenendo tutti noi in Italia. Non è possibile che noi per nostra conformazione, proprio dal punto di vista geografico, rimaniamo l'unico approdo e centro di accoglienza d'Europa. Non è possibile. Assolutamente, assolutamente sì, direi. Silvia, stavo provando ad aprire anche la tua pagina per vedere le centinaia di commenti che arrivano, ma... Con Interiuve avrei... non lo so, eh. No, magari no, ne arrivano, arrivano. Deve avere... qualcuno... Guarda, adesso ti dico, magari ti faccio commentare anche questa, poi vedo se riesco a fare questo passaggio, oppure se ci salutiamo, il fatto che per avere... diciamo così, la cittadinanza si debba parlare, leggere, scrivere l'italiano, quando invece molte di queste persone in realtà non sono in grado di farlo, eppure scorrazzano liberamente per il nostro paese. Credo anch'io che in effetti la, diciamo, libertà, o meglio l'integrazione, scusate, di queste persone passi anche attraverso in un qualche modo la lingua, la cultura italiana che va compresa, che va condivisa, insomma, mi sembra abbastanza evidente, no? Cioè, Stefano, questo era di seconda generazione, non parlava una parola di italiano, ha avuto bisogno dell'interprete. Ma di che integrazione stiamo parlando? Cioè, questa gente non vuole integrarsi, non ha alcuna intenzione di integrarsi, e anzi ha l'intenzione di invaderci con un modello che io da donna non posso accettare. Poi figurati se possa essere, cioè, anche lontanamente sottomessa da sta gente, ma non esiste proprio. Lo dico politicamente, non riesco io a tenerla ferma politicamente, figuriamoci. Due domande velocissime, Silvia, l'Europa che cosa può fare e cosa può fare un europarlamentare italiano, visto che poi dall'Europa dipendono anche le politiche dell'immigrazione? Beh, guarda, allora, noi siamo gli unici a combattere in Commissione Libe, che è quello che appunto ha proprio l'immigrazione tra le competenze. Devo dire che siamo solo perché non interessa agli altri stati, non hanno il problema. Fino a che il problema non lo poneva Matteo Salvini, il problema non esisteva. Cioè, perché per gli altri stati va bene così per quanto riguarda l'immigrazione, ovviamente. Ce la teniamo tutta noi e siamo a posto così. Per la questione culturale, invece, non è un problema solo italiano. Perché, come dicevo prima, in Francia, in Belgio, in altre nazioni, addirittura ci sono quartieri dove non è più possibile neanche per la polizia accedere. E allora lì dovremmo fare una riflessione che, come dicevo poc'anzi, deve, secondo me, ripartire dalla nostra cultura e dalla nostra identità. Perché se noi iniziamo, come vorrebbe la sinistra, a essere molli su chi siamo, è chiaro che quando arriva quest'altra cultura, che invece è forte nel suo radicamento e nelle sue convinzioni e anche nei suoi valori, nel suo voler sottomettere la donna e quant'altro, se trova terreno non trova delle buone fondamenta, ok, è chiaro che arriva e ci spazza via. Noi dobbiamo iniziare a recuperare chi siamo e andarne fieri, e questo lo dico a partire dal Natale, quando, come è uscito sui giornali, insomma, no? Qua al Parlamento Europeo ci dicevano che non potevamo più dire Buon Natale. Ogni volta qua non c'è scritto Buon Natale, ma solo Buon Feste, Buone Feste d'Inverno, e noi continuiamo ogni volta a indietreggiare su chi siamo. E non è che io vada tutte le domeniche a messa, ma mi ritengo cristiana, e comunque cristiana è la nostra cultura. L'Occidente o è cristiano o non è, non sono parole mie, ma sono parole di Oriana Fallaci. Mi ha in parte tolto, diciamo, e anticipato, ma vuol dire che siamo allineati, diciamo, tolto le pari di bocca sull'ultima riflessione, che però in parte mi sento di puntualizzare, e cioè, secondo te è concreto, perché qualcuno ce lo scrive anche, il rischio che anche una città come Milano possa in tempi brevi diventare come Bruxelles, come Parigi, come alcune capitali, città del nord Europa, dove l'immigrazione oramai è fuori controllo e interi quartieri sono in mano appunto a bande di stranieri, con conseguenze assolutamente irreversibili?
Beh, è il mio timore, anche tu immagino che con il tuo lavoro in regione l'abbia potuto toccare con mano, no? Cioè il timore che noi abbiamo è proprio questo, e quindi noi dobbiamo continuare a lavorare per evitare che quello che è già capitato in altre nazioni non avvenga anche in Italia. E E anch'io che soprattutto perché possa episodi come essere. quello di Capodanno a Milano non si ripetano più. Sì, anche se devo dire che purtroppo, a parte la nota di Ampi che ci dice che all'ordine del giorno anche in centro a Milano una serie di episodi comunque simili, non così gravi, ma simili, la situazione in alcune periferie dove, ahimè, gli italiani sono sempre di meno. Non è vera l'equazione straniero problema, però se gestite l'immigrazione in certi modi poi lo diventa. Ecco, mi sembra che molti quartieri, diversi quartieri di Milano, siano completamente fuori controllo, da lì gli italiani scappano, questo dobbiamo dirlo, è una sconfitta anche per la politica, per l'amministrazione, indipendentemente dal fatto che a Milano governi Sala, se gli italiani scappano perché hanno paura, perché non vogliono stare, perché vedono, insomma, oggettivamente cambiare questo trend diventa molto, molto, molto difficile. Io Silvia ti ringrazierei e ti lascerei andare alla partita, dico a tutti che però l'ora e il Forza giorno. Inter, forza Devo dire, io ho Inter! fatto una call dicendo: ragazzi, chi c'è mercoledì sera che facciamo una diretta? La Silvia ha risposto in un secondo e quindi ha scelto lei di Mi fare la ero diretta dimenticata, durante, pensavo mentre invece gli altri che sono fosse. più furbi, non c'è una istituzionale che abbia risposto dando disponibilità per questa sera. Salutiamo anche Vabbè, Sharon, ho ma da vinto io. settimana prossima avremo anche gli altri ospiti, poi sono certo che avremo anche Silvia. Ultimo messaggio che leggo, il problema parte dalla scuola che non insegna a rispettare la nostra cultura e si mostra rispettosa delle culture altrui. Penso alla scuola, penso alla chiesa, penso a alcune famiglie. Utilizzeremo tutti gli strumenti perché ciò non avvenga. Ciao a tutti, grande Silvia, ormai è l'apoteosi di Silvia. Vabbè, basta. Buona Fate due commenti serata. anche a me. Buona serata a tutti, guardiamo Ciao, la, ciao, sì, guardate anche la io a tutti. partita, a me non interessa. Grazie. Grazie, Forza ciao a tutti, Inter. buona serata. Viva la Lega, ciao.